titoli di Stato, prospettive negative? Questa è la prima domanda che ti pongo proprio rispetto all'argomento e poi dopo de lo declineremo in modo diverso. Cioè, ti chiedo se le prospettive dei titoli di Stato rimangono negative per i prossimi mesi, indipendentemente dalle scelte che farà la Banca Centrale Europea oppure se la Banca Centrale Europea in qualche modo no, giocherà un ruolo fondamentale anche in questo e ti chiedo perché appunto i mercati reggono nonostante lo scenario che stiamo vivendo e perché invece i titoli di Stato no, cioè in qualche caso, non in tutti, adesso ovviamente parleremo delle dovute distinzioni, crollano. A te. Sì, allora c'è stato questo, in effetti un crollo, uno dei peggiori crolli della storia sui titoli di Stato. Si parla degli anni 70, anni 80, a seconda delle scadenze per quanto riguarda i benchmark governativi americani, per cui questo è un dato di fatto. Dall'altra parte, ecco, andando a vedere comunque gli indici, se andiamo a vedere invece gli indici azionari, comunque il bilancio da inizio anno è abbastanza pesante anche su quelli, nel senso che se andiamo a vedere il Nasdaq è uno dei peggiori performer con meno 20 da inizio anno, l'S&P 500 un meno 12 e per quanto riguarda l'area europea direi che le performance sono comunque negative. Direi un meno, vediamo l'Eurostoxx proprio i dati corretti, un meno 11 e mezzo per l'Eurostoxx 50, quindi, e anche ecco, cali simili per l'Italia e per la Germania. Per cui in realtà quest'anno è andato in maniera abbastanza atipica, nel senso che è sceso tutto, cioè sono scesi i bond e sono scese anche le azioni. Per quanto riguarda appunto per tornare ai bond, io ecco, dopo un ribasso tipo quello che abbiamo appena visto negli ultimi mesi, inizio invece a tornare abbastanza positivo, nel senso quantomeno a livello tattico. Abbiamo visto il decennale americano sfiorare l'area 3% di rendimento ed è dall'area appunto 3% di rendimento il decennale americano ha iniziato a fare un pullback, quindi ha sentito il livello tecnico del 3%, ora siamo al 2,82 sul decennale americano. Abbiamo visto anche il decennale tedesco appunto sfiorare anche qui l'1%, quindi ricordiamo che per anni abbiamo visto rendimenti negativi anche sul decennale tedesco e adesso appunto anche dopo questo rally sembra che il mercato stia provando a fare uno stop. E sull'Italia siamo al 2,57 di rendimento sul decennale, poi abbiamo già parlato in altre occasioni, ma è utile ripeterlo quello che è successo sulla parte breve della curva, cioè tutta la parte americana, chiaramente con le prospettive di rialzo dei tassi della Fed è salita, quindi i rendimenti anche sul brevissimo, quindi l'anno americano rende il 2%, il 2,58 il 2 anni americano, il 2,81 il 5 anni americano, quindi questo chiaramente poi configura quella cosiddetta appiattimento della curva, quindi vediamo rendimenti abbastanza vicini tra il 2 anni e il decennale, Sì. e il trentennale siamo al 2,91%, quindi quello che dico è questo, che in prospettive di rallentamento della crescita economica, normalmente i bond sono dei buoni, una buona asset allocation dove andare a collocarsi, e secondo me in questo caso c'è da fare anche questa considerazione, cioè al di là di rimbalzi tecnici che la borsa probabilmente potrebbe fare già dai livelli attuali, abbiamo visto dei forti sell-off nelle ultime ore, però un tema può essere quello appunto di fare dei profitti, l'altro tema è anche quello di cercare di conservare, quindi di non avere perdite. E al di là appunto con la turbolenza che c'è sui mercati azionari e in un calo delle prospettive economiche, alcuni bond, quindi direi bond ad alto rating, quindi in particolare gli Stati Uniti, la Germania, ma anche l'Austria per esempio, possono essere una buona asset allocation, diciamo, per conservare in ottica di protezione del patrimonio. Ecco, quello che dico è in alcuni casi la cosa che ho fatto appunto è quello di andare ad allocare anche sulla parte breve americana, quindi il 2 anni, in questo momento rende il 2,58,
avendo venduto dei titoli nelle scorse settimane con un parcheggio di liquidità in dollari a 2,58%, non mi dispiace, nonostante l'inflazione sia molto più alta. Quindi è chiaro che Certo. con l'inflazione che rasenta l'8% in Stati Uniti e il 7,5% in Europa, da un punto di vista di lungo termine non è, o ancora rimangono poco interessanti. Dall'altra parte, ecco, a questo punto mi viene da citare le banche centrali, in cui ci si aspetta appunto che finora hanno sbagliato appunto nel timing, nel senso che tutti si aspettavano un rientro dell'inflazione, quindi un calo dell'inflazione che invece no, non sta avvenendo. Ecco, in caso di rallentamento economico, a mio avviso, sia il petrolio, quindi sia le commodity, sia appunto l'inflazione dovrebbe scendere, comunque Sì. rallentare il passo, e quindi a quel punto bisognerebbe poi rivedere, secondo me, un po' le prospettive, in cui nel breve termine chiaramente è meglio stare su inflation linked, quindi bond, ci sono anche i bond inflation linked che offrono comunque rendimenti che proteggono dall'inflazione, quindi quello è un'altra soluzione. Nell'ottica invece del tasso fisso, può essere, secondo me, un buon investimento nell'ottica invece di una recessione vera e propria, se dovesse manifestarsi, cosa che è ancora difficile da dire, però ecco, secondo me ci iniziano a essere tutti i segnali di una possibile recessione Ecco, nei prossimi mesi. ma quindi alla domanda che leggiamo in sovraimpressione, titoli di Stato, prospettive negative, dipende, si risponde, no? Io Insomma. direi dipende, nel senso che effettivamente, cioè, dipende sia dalle ottiche temporali sia dalla tipologia Certo. di bond. E quello che dico è, ad esempio, nel settore corporate, molti bond corporate che hanno subito delle flessioni importantissime dell'ordine anche di 10 punti percentuali a seconda della scadenza, ma bond tra i 2 e i 5 anni, quindi anche scadenze relativamente brevi. Si comprano ormai sotto la pari, con dei rendimenti che in realtà proteggono abbastanza bene dall'inflazione e comunque con un rischio di duration relativamente basso. Viceversa, ecco, chi volesse andare a scommettere invece su titoli che proteggono in caso di recessione, ci sono i lunghissimi che chiaramente vanno maneggiati con molta cura, però facevo riferimento già nelle scorse, in uno degli scorsi appuntamenti, c'è un bond Austria 2120 che quotava oltre 130 meno di un anno fa ed è arrivato in area 50-52, aveva fatto 51,5 circa di minimo, e nell'arco di poche sedute è tornato a 59, per cui ecco, anche questo è un esempio molto concreto di come effettivamente tutto va definito all'interno di parametri temporali. E in realtà, Certo. ecco, anche questi bond possono dare grosse soddisfazioni. Chiaramente, ecco, le volatilità più ci si allunga di duration e più sono elevate, però, direi che effettivamente dopo questi sell-off che ci sono stati non mancano le opportunità.